miei cari amici, miei cari iscritti, miei cari spettatori, miei cari viewers. Sì, da adesso in poi farò sempre le intro così. No, sto scherzando, non le farò mai più così. È riniziata da poco la scuola e mannaggia a me che sono in terzo superiore, quindi la scuola deve iniziare subito con 4 pagine da studiare. Perfetto. Ma se devo studiare, perché sono qui? Perché è sabato, io ho tutto il tempo a disposizione per registrare questo video e dopo non registrarne di più. Cioè, ve lo dico, questa sarà sicuramente l'ultima settimana che voi mi vedrete impegnato al massimo nel fare un video, soprattutto non soltanto nell'editarlo ma anche nel registrarlo, dato che io sono arrivato in terzo superiore. Si sa che quando si arriva finalmente al terzo anno delle superiori le cose si faranno un po' più toste. Però perché sto facendo questo video? Perché so che sicuramente molti di voi vi saranno aspettati uno stop incredibile, perciò prima di iniziare quello che appunto sarà lo stop incredibile, pubblichiamo questo video per i più appassionati del canale. Però quale contenuto? Sì, perché la maggior parte della mia community vuole il contenuto riguardo le recensioni del rap, non soltanto italiano ma proprio rap in generale. Mi sono spostato, come vedete, nell'ultimo periodo nelle recensioni, appunto riguardo il rankaggio dei videogiochi e personaggi e anime, vabbè, a parte questo che è di 2 mesi fa e tra l'altro è l'ultimo video che ho pubblicato inerente al rap. E curiosità, dopo questo video finalmente ritornerà il contenuto all'interno della rubrica delle recensioni, per cui voi mi seguite di più, ovvero le recensioni del rap italiano. Ah, finalmente! Però per concludere in bellezza questa rubrica dei videogiochi, che ovviamente riprenderà in futuro, però vi parlo nel concluderla a settembre per poi ripartire, che ne so, più avanti con le recensioni del rap italiano. Cosa posso pubblicare oggi per ultimo contenuto riguardo i videogiochi? Ci ho pensato su e noi faremo le recensioni dei giochi di Mario per DS. Quindi avrò bisogno di un aiuto degli esperti di Super Mario. Allora, degli esperti di Super Mario. Chi posso contattare per fare questa ultima recensione che si spera che uscirà a settembre? Esperti di Super Mario che però non sia Matty Smash, dato che lui in realtà è già, credo, poi non lo so, si è già impegnato con altri progetti, quindi non rompiamogli il cazzo su queste cose, dato che lui in realtà lui è già impegnato con gli Nintubers, quindi lasciamo perdere queste cose qua. Degli esperti di Super Mario, chi del gruppo posso contattare? Idea brillante. Bene. E dopo questa magnifica e devo essere sincero anche inaspettata risposta da ByAngelTube, che devo essere sincero non mi sarei mai aspettato, ma mai aspettato nella vita di ricevere una sua risposta. E soprattutto già tanto che lui mi ha risposto in questa maniera qua. Infatti questa qui era una clip che lui mi aveva mandato tramite Drive e veramente il mio cervello ha fatto tipo... Ma nonostante ciò adesso bisogna parlare di New Super Mario Bros. DS, il primo gioco di quelli che sono stati i giochi New. Però io direi subito di partire, dato che sono veramente tante tante le cose da dire su questo bel giochino. New Super Mario Bros. DS, rilasciato nel 2005, che si svolge praticamente subito dopo la storia di Super Mario Sunshine. Sì, per chi non lo sapesse, i giochi di Super Mario hanno una trama che si collega agli altri giochi. So che sembra strano, ma nelle ricerche che ho fatto sembrerebbe essere così. Si svolge direttamente dopo il finale di Super Mario Sunshine. Mario e Peach, dopo che se ne sono andati nell'isola Delfinia, sono finalmente tornati a casa. Dopo essere tornati, hanno fatto una passeggiata per gironzolare un po' intorno. All'improvviso il castello di Peach venne attaccato da lampi, fulmini. Così Mario, turbato e allarmato, decise di andare a controllare. Ma nel frattempo che lui stava andando a controllare, Bowser Jr., ovvero il figlio di Bowser, il cattivo principale della saga, catturò Peach, la principessa Peach. Quindi trama che non si è mai vista né in cielo né in terra nella saga di Super Mario. Mario ovviamente decise di andare a soccorrerla. Ed è da qui che iniziò l'avventura di New Super Mario Bros. DS. Allora, una particolarità che noi vediamo subito all'interno di questo gioco è l'hub dei livelli. Quindi subito dopo che noi vediamo il filmato iniziale, la cutscene iniziale, troviamo subito l'hub dei livelli. Un hub che non si può dire per niente che sia corto. Anche se effettivamente già in passato con Super Mario World per il Super Nintendo abbiamo già visto l'introduzione dell'hub dei livelli. Però
in Super Mario World partiva dal basso verso l'alto, invece in New Super Mario Bros. DS da sinistra verso destra. Non c'è proprio una grandissima varietà di cose all'interno di questi hub, ma comunque ci stava, dato che sembrava che lui stesse scalando una montagna quando in realtà doveva soltanto andare dritto. E all'interno dell'app dei livelli possiamo in realtà vedere tantissime cose nuove messe all'interno dell'hub, a differenza di Super Mario World che era soltanto andare avanti e indietro e dovevo fare tutti quanti i livelli. Qui troviamo nell'hub dei livelli quelle che dovrebbero essere le case Toad. Che cosa sono le case Toad? Le case Toad sono delle case, ovviamente fatte a fungo e appartenenti ai Toad, che ci serviranno per prendere dei power up che ne so, serviranno per prendere le monete stella in tutti quanti i livelli. Però ogni casa non avrà sempre lo stesso power up, o perlomeno nelle case neanche ci sarà bisogno del power up. Per esempio, all'interno ci sono praticamente tre case. In una casa dove ci sarà un power up esclusivo, o perlomeno in questo qua ci saranno ben due power up esclusivi che vi dirò ovviamente adesso. Una casa dove noi potremo trovare il power up del fungo gigante, che ci servirà ovviamente per diventare giganti e di distruggere più blocchi possibili. Più saranno i blocchi che noi avremo distrutto, più saranno i punti che noi otterremo, e facendo una media dei punti che noi abbiamo ottenuto distruggendo quei blocchi ci saranno ovviamente delle vite extra. Poi una casa che ci darà ovviamente non un solo fungo one up, ma bensì tanti altri funghi one up, ma ovviamente la somma cambierà a seconda delle nostre scelte. Poi ci sarà un'altra casa che non avrà un solo power up, ma ben 4 power up in una casa, ovvero il classico fungo che noi vediamo sempre all'inizio di qualsiasi gioco di Super Mario, il fiore rosso, il fungo piccolo e il guscio tartaruga Koopa. Ecco, il guscio, un altro power up messo originariamente in questo gioco, e a differenza degli altri giochi 2D di Super Mario, che negli altri giochi 2D di Super Mario, quindi si parla dei classici degli anni 80-90, che non avevano proprio un ordine ben preciso, non avevano proprio un determinato elemento, una determinata caratteristica che ovviamente rendeva unici questi livelli. In questo videogioco, che poi alla fine questa caratteristica si è vista dal primo gioco New di Super Mario fino all'ultimo, che è tra l'altro uscito anche per Switch, e ogni mondo ha una sua particolarità, un suo nome e un suo elemento. Qui i mondi saranno 8, 9 contando che ci sarà anche una seconda parte all'interno, ovviamente, ok, sempre dell'ottavo mondo, però in un'altra parte. I mondi in questione saranno, ovviamente in quest'ordine, mondo funghesco, desertico, marittimo, forestale, innevato, roccioso, nuvoloso. E poi ci sarà la prima parte dell'ottavo mondo, che è il mondo stregato. Poi la seconda parte, sempre dell'ottavo mondo, il mondo vulcanico. E qui è stata appunto introdotta una tradizione nei giochi New, ovvero che ogni mondo ha appunto questa caratteristica, ha questo elemento fondamentale. Oltre a questa aggiunta all'interno dell'hub dei livelli, caratterizzazioni di tutti quanti i mondi all'interno del gioco, ci sarà una modalità, ok, sia co-op all'interno del gioco, ma una modalità non co-op, ma che comunque si potrà utilizzare anche il secondo personaggio utilizzabile all'interno di questo gioco, che è appunto il signor Luigi Mario. È stata introdotta appunto una modalità che si chiama New Super Luigi Bros, dove che piuttosto fare la storia insieme a Super Mario, si potrà fare questa storia totalmente insieme a Super Luigi. Non lo definirei mediocre, però lo definirei nella media, onestamente. Gli darei un 6/6.5, ma credo che il mio tempo sia praticamente concluso, e adesso diamo lo spazio ad Angelo per parlare del, secondo me, gioco più importante della serie di Super Mario. Vi lascio alla sua clip. Ah, mio caro, ti ringrazio tanto per questa grande opportunità, e quindi continuerò direttamente il tuo vecchio discorso. Allora, porco schifo, perfetto. Allora, Mario 64 per Nintendo DS. Bene, allora, tutti sappiamo che gran gioco sia il vero Mario 64 per Nintendo 64, e che, a parte il lato grafico abbastanza invecchiato, abbia un gameplay godibile che ancora oggi riesce a durare, certo. Cioè, quindi non ha fatto la fine di merda che hanno fatto altri giochi. Però, Mario 64 DS, ragazzi, è una piccola perla rara, gioco uscito nel 2004, per Nintendo DS, uno dei primi capitoli per la console, 2004-2005. Questo gioco, oltre a migliorare ovviamente il lato grafico, visto che avevano una console a 128 bit portatile, ovvero la Nintendo DS, questa console riusciva perfettamente a far girare il gioco e a migliorarlo. Quindi non solo il lato poligonale di Mario 64 DS è prettamente migliorato,
ma il numero di stelle è stato ampliato dalle 120 alle 150. Sono stati aggiunti una varietà di minigiochi, alcuni noiosi e altri meno, e oltre ciò è stata aggiunta la possibilità di controllare Yoshi all'inizio e Luigi e Wario in seguito. Come sempre, come è successo in Mario 64 DS, in cui c'era la leggenda che si poteva usare Luigi, qui c'è la leggenda che si poteva usare Waluigi. Entrambi sono state create a modo apposito, sia per un capitolo e sia per l'altro. Quindi, ok. Quindi, sì, Mario 64 DS, non voglio essere troppo lungo, Mario 64 DS riceve comunque un 8, perché alla fine è una riproposizione del gioco originale, è un gioco che è come il Mario 64 originale, ma migliorato, sia per quanto riguarda il lato grafico, sia per quanto riguarda la longevità, sia per quanto riguarda la varietà, sia per quanto riguarda il multiplayer. Insomma, è davvero un gioco molto succoso e che vi toglierà via qualche ora sicuramente, non più di 4-5 ore, però vi renderà la vita bella.